Oggi parliamo di dolore. Una cosa di cui aver paura e preoccuparsi o una cosa normale e fisiologica? È meglio conoscere i meccanismi del dolore perché nella vita chiunque avrà esperienze di dolore e capire per come funziona è una cosa intelligente e utile. Immaginatevi di essere in mezzo alla strada e di mettere il piede su un chiodo. Le informazioni dal piede arriveranno al cervello, il cervello analizzerà la situazione e manderà un segnale di allarme. Questo segnale di allarme è il dolore. Immediatamente la nostra attenzione andrà al piede e prenderemo le precauzioni per evitare che la situazione peggiori. Quindi disinfetteremo il piede, metteremo dei punti, andremo in ospedale. Sicuramente ci attiveremo per gestire la situazione. Nella stessa situazione in cui siete con il piede in mezzo alla strada, arriva un grosso camion e sta per investirvi. Cosa succederà? Il vostro cervello analizzerà la situazione e dirà: che cosa me ne frega del chiodo nel piede? Piuttosto che farmi investire, inizio a correre. E di dolore al piede neanche l'ombra. Quindi il dolore non è una cosa che si spegne e si accende a livello corporeo, ma è un'esperienza globale che avviene a livello cerebrale e che fa sì che il cervello analizzi le situazioni nella loro complessità e risponda con dolore o senza dolore. Cosa impariamo da questa storiella? La prima è che il dolore è un alleato, è un amico, ci avvisa quando c'è qualcosa che non va e di cui dobbiamo prenderci cura. Se stiamo troppo seduti male, se sovraccarichiamo i tessuti, è utile se sentire male perché prenderemo provvedimenti. La seconda invece è che a volte sono le preoccupazioni, le paure eccessive a portare dolore anche quando poi a livello fisico non ci sono più i presupposti per avere male. E questo lo dico specialmente nelle situazioni di dolore cronico, dove appunto si manifestano delle situazioni in cui fisicamente la persona non ha niente, ma il suo cervello continua a mandare un segnale di allarme, come se fosse allergico al movimento o a delle attività che prima non erano dolorose. Capire questi meccanismi può aiutarvi molto a gestire i dolori acuti e a evitare che diventino cronici, perché prendere il dolore per quello che è l'unico modo per saper apprezzare questa cosa.